Sicuramente il neofascismo è stato sdoganato dal discorso comune e questo è gravissimo. Lo dice anche la nostra Costituzione, il fascismo non è un'opinione, è un reato, è un crimine ed è per questo che le organizzazioni neofasciste andrebbero, dal nostro punto di vista, illegalizzate. Casa Pound, Forza Nuova sono fuori legge, sono criminali e non dovrebbero esistere, non partecipare alle elezioni, proprio non dovrebbero esistere. Però esiste anche un altro livello di fascismo che è più mascherato e che da certi punti di vista è anche più pericoloso, che è quello della Lega. Io penso a Salvini che va nel campo rom e si diverte a fotografare i topi, come se là non ci vivessero delle persone che devono vivere in quella condizione così terribile e disumana. O penso a Minniti che di fronte a una manifestazione antifascista, quella che c'è stata a Macerata lo scorso sabato, dice: se fanno questo corteo poi ci pensiamo noi. Queste sono parole fasciste, come è fascista il Daspo urbano proposto da Minniti, che allontana dai centri storici tutti quelli che sono i marginali, senza tetto, eccetera. Quindi il fascismo ha tanti volti e secondo noi bisogna combatterli tutti.